stesso mai. E proprio perché per quest'anno le vacanze estive sono salve, vediamo allora come dare egregiamente nuova vita a Fari sul Mari e Case Cantoniere. Tornano a vivere Fari e case cantoniere dismesse o abbandonate. I gioielli sul mare trasformati in piccoli hotel e ristoranti di lusso. Quelli lungo le strade italiane in strutture turistiche per chi va a piedi o in bicicletta. Per diventare zone di sosta, permanenza, svago e relax per pellegrini e cicloturisti. La concessione dei Fari da parte dell'Agenzia del Demanio ai privati presenta numeri importanti. Un investimento da 11 milioni di euro che porta nelle casse dello Stato più di 420 mila euro di canoni annui, con una ricaduta economica complessiva pari a circa 40 milioni di euro. Le case cantoniere, poi, ricche di antiche tradizioni. Inconfondibile il rosso pompeiano che le contraddistingue. Ce ne sono anche di bella architettura, ma molte sono malmesse. Diventeranno botteghe artigianali o spa, luoghi per attività ricreative, culturali e di formazione. Per esempio, la casa cantoniera dell'ANAS Colonna del Grillo a Rapolano Terme, in provincia di Siena, è destinata a diventare una nuova struttura per ospitare i turisti. Penso che sia una cosa positiva perché le case sono in stato d'abbandono, fanno anche un po' di tristezza e poi dispiace che vengano lasciate così, anche perché poi nel passare degli anni diventano anche pericolose. Sarà un qualcosa che rimane per prossime generazioni. Entro l'estate verranno pubblicati altri bandi di gara e gli immobili saranno dati in concessione gratuita 9 più 9 anni o fino a 50 anni, così come avviene per i Fari. Disseminate in tutta Italia, queste case ex cantoniere saranno un'oasi dopo chilometri in bicicletta per i turisti a due ruote, sempre più numerosi. Questa coppia in 5 mesi ha fatto il giro d'Italia percorrendo più di 8.000 chilometri, solo per soddisfare la curiosità di scoprire nuovi paesaggi, una pedalata dopo l'altra.